Ciao a tutte ragazze, benvenute in un nuovo video. Oggi, come vedete dal titolo, nuovo video haul. Mi servivano alcune cosine che mi mancavano da Passione Unghie. Ho fatto un ordine veloce, ma non eccessivo questa volta, ecco. Allora, andiamo a aprire il pacco. Mi sono già le forbici. Uno, allora lo metto via e vi faccio vedere uno ad uno cosa ho preso. Il tutto ricoperto da questa plastica pluriball che mettiamo qui. Allora, ho preso le nuove cartine che sono uscite. Sono queste qua da salone e hanno i ritagli già effettuati, non so se si può vedere, ci sono questi ritagli già effettuati, le alette già tagliate, le varie righe, queste hanno una forma ovale e sono più piccoline, meno ingombranti. Infatti, se vedete il rotolo è anche più piccino rispetto ai classici. Sono sempre 500 pezzi. La differenza la fa la cartina che è più piccolina. Sicuramente avremo modo di provarla, di testarla e di testarle e vedremo. Hanno anche queste uno strato di dovrebbe essere metallo, pieghevole, facilita la piegatura e fa rimanere la cartina ben salda. Quindi queste che volevo già provare, però avevo dimenticato di mettere nel carrello. Poi abbiamo qui l'omaggio. Vediamo. Ok, questa è una polverina un po' più granulosa rispetto alle altre. Vi faccio vedere bene la colorazione. È questo rosso arancio molto molto acceso, molto carini. E all'interno ci sono anche, o dovrebbero esserci anche, dei glitter bianchi. Ok, quindi questo è l'omaggino, lo mettiamo da parte. Poi ho preso, visto che su di me ormai non faccio altro che acrigel, ho preso la soluzione, questa qui da 110 ml, tutto sigillato singolarmente. È questa confezione qua che serve appunto per la lavorazione dell'acrigel, e niente, semplicemente un liquido. Poi ho preso un colore che mi stava finendo. E nel frattempo è anche finito. È questo qua, Imperial Red. Ve lo faccio vedere. Tanto dovrò aprirlo perché devo metterlo a posto. Ok. Eccolo qua. È lui. Ok, lo rimettiamo a posto. Questo qui non è una novità, era solo perché mi serviva. Poi, come sempre, ho preso il mio sigillante. Eccolo qua, Aqua Gloss. Non lo apro perché devo ancora finire quello che ho. Poi, ho voluto prendere questo pennello sponge e anche i ricambi, solo che differenza che ci sono due sponge con la spugnetta che finisce a punta, questi due, mentre questi qui sono semplicemente rotondi. E niente, l'ho preso così con i diamantini bianchi. E niente, semplicemente poi vedremo se riusciamo a provarlo insieme. Poi ho preso due punte per cuticole. Dopodiché non c'è più niente, ve lo dico subito. Ho preso, no, allora questa qui è per cuticole. Eccola qua.
punta diamante, se non erro, che andremo a provare subito dopo. Io, dato che sto facendo il refill, vi faccio vedere, vi faccio un video a parte dove pulisco bene le unghie e faccio la manicure, diciamo, preparo le unghie al gel o acrigello, quello che sia. E poi ho preso la blu, la Raptor blu, che dovrebbe essere la grana media. Questa qui la andiamo a provare adesso insieme. Vi faccio vedere come tolgo il gel al mignolino. Andiamo a prendere la punta e la andiamo a inserire nella Marathon. Io di solito utilizzo le punte della Wilson, infatti a breve vedrete un video dove vi faccio vedere gli acquisti che ho fatto durante un cumulativo. Allora, non ho l'aspiratore qui con me, infatti ho lasciato solo quest'unghietta per farvi vedere come funziona. Allora, questa presa fa un po' di rumore anche se è una Marathon, ma la utilizzo solamente per me in quanto fa un po' di rumore, però non vibra assolutamente. Allora, andiamo a una velocità a togliere il nostro gel. Mi raccomando, dall'alto verso il basso, molto 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 scorrevole, e la polvere non rimane troppo grossolana, anzi molto fine. E devo dire che come primo approccio è veramente stabile. Sì. Poi calcolate che non avendo sollevamenti è anche più fluido. L'unico problema è che da soli è un po' più difficile. Allora, finiamo di rimuovere completamente il colore. Abbasso leggermente la struttura. Perfetto, sono andata a togliere il gel dalle unghie e niente, questa qui è la punta in questione, ha questa forma conica ma con la punta schiacciata, che serve soprattutto per riuscire ad andare bene nel giro cuticole. Quindi secondo me è veramente valida. Io ho preso una grana media e devo dire che fa davvero il suo lavoro, non lascia assolutamente bozzi o dislivelli. Diciamo che una volta finito di passare il gel sono riuscita a rendere l'unghia abbastanza uniforme. Comunque questo era il piccolo ordine che ho fatto da Passione Unghie. Adesso procedo a farvi il video per quanto riguarda la manicure, la cura delle cuticole prima del gel. Vi mando un grosso bacio e ci rivediamo al prossimo video. Ciao ciao!